Cosa vuol dire rating di legalità e perché è importante che un'azienda avvii questo percorso? Beh, il rating di legalità è un primo passo per l'azienda per vedere, per diciamo sintetizzare appunto attraverso le stelline un riconoscimento, che è il riconoscimento del fatto che l'azienda si sia dotata di regole di comportamento per dei comportamenti etici nel rispetto appunto rating di legalità, nel rispetto della legalità. È il primo passo, diciamo, per formalizzare quello che è un percorso che l'azienda magari si avvia a fare attraverso il fatto che l'azienda si vuole far emergere tutte quelle che sono le iniziative e gli investimenti nell'ambito sia dei comportamenti etici sia nell'ambito magari strada facendo della sostenibilità. Il rating di legalità è un rating, è una, uno strumento, un'iniziativa che è stato istituito nel 2012 per le aziende. Non tutte le aziende possono richiederlo, sono le aziende diciamo che hanno almeno 2 milioni di fatturato e che sono iscritte al registro delle imprese da almeno 2 anni, però queste aziende che appunto vanno a formalizzare attraverso appunto la compilazione di un questionario qualitativo, quindi ecco da precisare che la parola rating non faccia pensare a quello che comunemente è l'associazione al rating bancario, che è una valutazione invece dei numeri di bilancio. In questo caso il rating di legalità è una valutazione in virtù dei comportamenti che l'azienda ha messo in atto, ad esempio il fatto che si sia dotata di un codice etico, il fatto che possa aver applicato la 231 all'interno dell'azienda, il fatto che ci possano essere delle regole anticorruzione all'interno dell'azienda, il fatto che i soci, i titolari e gli esponenti dell'azienda non abbiano condanne piuttosto che denunce dal punto di vista penale, piuttosto che nell'ambito sempre nella corruzione. Cioè sono piccole informazioni, sono un insieme di informazioni qualitative che fanno sì che l'agenzia che emette questo giudizio, questo riconoscimento, che è l'autorità garante della concorrenza e del mercato, vada a riconoscere, appunto vada a quantificare con 1, 2 o 3 stellette il riconoscimento che ne viene dall'insieme dei comportamenti di un'azienda. Grazie Giusy che ci hai